I had hoped that you might have escaped Hong Kong. Escaped these influences. These problems. La storia di Hong Kong è, a grandi linee, conosciuta un po' da tutti. Per un centinaio d'anni territorio britannico, nel 1997 torna sotto il controllo della Repubblica Popolare Cinese e grazie all'amministrazione separata del governo centrale continua ad essere un centro commerciale ed economico tra i più rilevanti del mondo. Ma Hong Kong non è solo un paradiso fiscale attraverso il quale transitano quantità enormi di beni e capitali. Hong Kong è anche un concentrato di odori, sapori, spezie esotiche, mercatini e, ovviamente, loschi traffici. Wei Shen questi traffici li conosce bene, è un poliziotto sotto copertura infiltratosi nelle torbide trame della triade, la mafia cinese, e noi vestiremo i suoi panni nell'ultima opera di United Front, Sleeping Dogs. La natura del titolo è chiara, si tratta di un gioco d'azione free roaming che immerge il giocatore in una Hong Kong tanto affascinante quanto pericolosa. La cifra stilistica scelta per la rappresentazione delle peripezie dell'agente Shen pone un forte accento sulle fasi di combattimento e sulla spettacolarità dell'azione. Perciò, nell'oretta passata negli uffici milanesi di Koch Media, abbiamo cercato di approfondire proprio questi aspetti, senza ovviamente tralasciare altri settori importanti del gameplay come la guida, il sistema di upgrade e l'analisi di quel colorato e caotico parco dei divertimenti che è il mondo di gioco. Winston! My old friend, so good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. In Sleeping Dogs, in un modo o nell'altro, finisce sempre ammazzate. Magari comincia tutto con una semplice consegna o una chiacchierata, ma il rumore delle nocche che impattano sulle mandibole è sempre dietro l'angolo. Il combattimento è il cuore del gameplay, e a supportarlo troviamo un elaborato sistema di combo da imparare grazie al classico vecchio maestro degli occhi a mandorla. Si comincia con calci e pugni, ma nel giro di pochissimo ci si ritrova ad alternare la pressione dei tasti, così da vedere a schermo gesti atletici mica da ridere, con calci rotanti, prese, leve articolari che più ne ha più ne metta. Le contromosse poi riescono sempre nel compito di soddisfare la sete di spettacolarità del giocatore, ed attivarle non è difficile, basta premere il tasto corrispondente quando il nemico che abbiamo di fronte si circonda di un'aura rossa. Non a caso le fasi di lotta ricordano quelle viste nelle ultime avventure virtuali di Batman, fluide, forti di un ottimo ritmo e persino contestualizzate. I colpi finali, infatti, cambiano a seconda dell'ambiente circostante, permettendo così l'utilizzo delle attrezzature di scena. Oltre al combattimento a mani nude, avremo a nostra disposizione un vasto arsenale di lame, lamette, pistole e altre bocche da fuoco più o meno distruttive, con queste ultime che si possono prendere in prestito, per così dire, dalle forze dell'ordine. Le fasi di guida il più delle volte ci vedranno inseguiti o inseguitori. Che si scappi dalla polizia o si stia alle costole di un furgone di criminali, il succo non cambia. Si sfreccia rapidi per le trafficate arterie di Hong Kong e si ha la possibilità di speronare gli altri veicoli mandandoli fuori strada, o addirittura di sporgerci dal finestrino per abbordare letteralmente le altre vetture e prenderne il controllo. Vista così sembrerebbe tutto rose e fiori, ma purtroppo dobbiamo registrare alcune imperizie tecniche che seppur non rovinino il divertimento, non si può fare a meno di citare. Il sistema di guida non è particolarmente preciso e potrebbe far storcere il naso ai giocatori più esigenti, ma il vero problema risiede nella fisica, e in particolare in quella delle due ruote. Schiantarsi a folle velocità con la nostra moto da corsa contro un'auto che procede in verso opposto non produrrà che conseguenze marginali. Non si vola dal sellino e non si cade nemmeno, ma dopo un breve urto tutto torna come prima. Nel malaugurato caso che qualcosa succeda sul serio, poi, saremo impossibilitati a raccogliere le moto da terra, dato che una volta cadute queste sono inspiegabilmente incollate all'asfalto. Il discorso sulle fasi di guida potrebbe ripetersi quasi analogo per quanto riguarda i combattimenti. Il cambio di target non è particolarmente intuitivo e le combo a volte sembrano legnose, portando il giocatore ad un cieco button mashing. Durante gli scontri a fuoco, invece, viene a galla qualche problema nell'intelligenza artificiale dei nemici, che non si daranno troppa pena per fiancheggiarci, rimanendo immobili, magari dietro a un'indistruttibile bancarella di pesce. A questo aggiungiamo una realizzazione tecnica altalenante. Si passa da un frame rate a tratti zoppicanti a un buon effetto bagnato, dai brutti riflessi sui tetti delle macchine a particolari curati come i semafori con segnalatori sonori per i non vedenti. Ci è invece piaciuta molto la possibilità, durante un inseguimento in auto, di sparare al guidatore della vettura dietro di noi, aiutati dal sempre apprezzato bullet time. Sempre tra i lati positivi, dobbiamo citare il sistema di upgrades, che permetterà al giocatore di potenziare diversi aspetti del suo personaggio tramite dei punti ottenuti completando le diverse missioni, andando così ad avvicinare il protagonista ora alla criminalità organizzata, ora alla legge, secondo l'ormai rodato dualismo good cop, bad cop. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend.
When you see him, take back what belongs to the Sun on Ye Triad. 放开我老细啊！ Sleeping Dogs è un prodotto particolare, il sistema di guida non è perfetto, così come quello di combattimento, e la realizzazione tecnica ha alcuni lati curati, mentre altri lati tirati via. Ciononostante, ci siamo divertiti anche parecchio. Il titolo United Front riesce nel compito di trasmettere un'atmosfera ben caratterizzata e di esaltare il giocatore con trovate spettacolari che fanno chiudere un occhio sugli aspetti meno riusciti. L'uscita è prevista per l'estate e, come di consueto negli Spazio Games, vi terremo aggiornati durante l'attesa. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny.